sono state battezzate Recurring Slop Line, strisce scure, stagionali, che appaiono sulla superficie di Marte in corrispondenza di scarpate. Data la somiglianza con la sabbia scura inumidita dall'acqua, la suggestione è forte e fin dal loro primo avvistamento nel 2011 hanno fatto supporre che corrispondessero a flussi di acqua liquida. Uno studio italiano pubblicato sulla rivista scientifica Planetary Space Science smentisce però questa ipotesi. Le misteriose linee di Marte sarebbero invece il risultato dello scorrimento di materiale secco. La prova arriva dalle immagini uniche ottenute dallo strumento Cassis a bordo del Trace Gas Orbiter della missione europea ExoMars 2016. Ne abbiamo parlato con il primo firmatario dello studio, Giovanni Munaretto, dottorando all'Università di Padova con una borsa dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Grazie alle immagini dello strumento Cassis abbiamo quindi capito che non c'è acqua liquida su Marte? Più o meno, nel senso che le immagini che abbiamo analizzato ci dicono che in particolare per quanto riguarda le recurring slope linee, queste, almeno nelle ore, diciamo, per la maggior parte del giorno, non contengono tracce di acqua, cioè sono dei flussi prevalentemente secchi. Per il resto, in realtà, acqua liquida su Marte è stata trovata sotto la superficie, quindi questo non implica che su Marte non ci sia da nessuna parte acqua liquida, ma è, un risultato che vale per le recurring slope linee, e quindi sì, diciamo, c'è ancora speranza di trovare acqua liquida. Come possiamo definire le recurring slope linee? Beh, le recurring slope linee sono queste, si presentano come delle linee scure, simili a dei piccoli torrenti, se vogliamo fare un po' un'analogia con delle strutture terrestri, che si propagano lungo dei pendii, quindi possiamo immaginare delle scarpate che sono comunemente dei wall di crateri oppure dei canyon, e inizialmente si è visto che queste strutture si sono viste apparire solo durante le stagioni calde marziane, quindi l'estate locale, la fine della primavera, quando le temperature supportavano, erano sopra, diciamo, gli 0 gradi centigradi, quindi supportavano la fusione del ghiaccio d'acqua, e per questo si è iniziato a pensare che fossero probabili sorgenti di acqua liquida. E ad aggiungere altri indizi che supportassero questa ipotesi, anche il fatto che quando le temperature poi diventavano fredde, quindi sotto i 0 centigradi all'approssimarsi dell'inverno marziano, queste strutture svanivano e non se ne vedevano più. Quindi l'idea era che si sciogliesse del ghiaccio, creasse un flusso di acqua liquida che poi svaniva quando le temperature non rendevano più possibile questo fenomeno. Indagini successive poi hanno messo un po', diciamo, incrinato queste ipotesi, mostrando che molti aspetti in realtà erano compatibili con dei flussi di materiale granulare, quindi della sabbia, del materiale molto fine che viene, diciamo, fatto scendere da queste scarpate, da dei meccanismi che in realtà non sono ancora stati ben identificati. E quindi, insomma, la questione è ancora aperta e non c'è ancora una risposta definitiva, perché secondo alcune analisi queste sono ben spiegabili come dell'acqua liquida, secondo altre analisi no, e quindi la comunità scientifica è ancora molto dibattuta su questo fenomeno, che ha un'importanza, diciamo, astrobiologica e anche relativa all'esplorazione futura di Marte estremamente alta. La strada per risolvere il mistero è lunga, ma lo strumento Cassis, realizzato dall'Università di Berna con il contributo di Italia e Polonia, ha dato una grossa mano. E con il nostro lavoro noi siamo andati a vedere se ci fossero dei cambiamenti tra mattina e pomeriggio, una cosa che non era mai stata fatta prima d'ora perché non c'era la possibilità, poiché Cassis è l'unico strumento in grado di avere osservazioni a una risoluzione così alta da vedere queste features, e in particolare al mattino locale, e abbiamo confrontate con delle osservazioni IRISE, che è la camera sul Mars Reconnaissance Orbiter, che ha una risoluzione spaziale molto alta, un pixel sono 25 centimetri, quindi diciamo la cosa più piccola che possiamo vedere su Marte con questo strumento è grande, diciamo, un metro più o meno. E confrontando queste immagini mattina e pomeriggio, se fossero dovute a acqua liquida, se ci fosse dell'acqua in questo edificio, ci aspetteremmo un'evaporazione, perché la mattina marziana è un contesto molto umido dove se c'è dell'acqua può rimanere un po' stabile, mentre il pomeriggio è estremamente secco e quindi qualsiasi traccia di acqua evaporerebbe
comportando anche un cambiamento di colore di queste fiche, da più scure a un po' meno scure. In realtà noi non vediamo niente, non vediamo nessuna di queste variazioni, che ci fa pensare che in realtà queste quindi siano veramente del materiale secco, granulare, che si propaga lungo queste scarpate. Il lavoro dello strumento Cassis è prezioso non solo per l'analisi delle misteriose linee di Marte, ma anche perché aiuterà a mappare la superficie del pianeta rosso in 3D. Cassis è una stereocamera che ha come particolarità quella di ruotare inquadrando una stessa zona con due prospettive diverse in quattro diversi filtri. A partire dalla stereoscopia ci sono poi algoritmi che permettono di ricostruire in 3D le caratteristiche del terreno. La camera è stata realizzata, come dicevamo, sotto la responsabilità dell'Università di Berna e ha un forte coinvolgimento italiano. È l'Osservatorio Astronomico di Padova ad essere responsabile della produzione e archiviazione di modelli tridimensionali del terreno di Marte, un patrimonio che sarà utile per le prossime missioni, anche umane, per caratterizzare i siti di atterraggio delle missioni del futuro. Intanto nell'orizzonte di Cassis ci sono altre osservazioni in alta risoluzione e a colori di quello che accade nelle prime ore del mattino su Marte, sempre alla ricerca di acqua liquida. L'umidità di quella fascia oraria potrebbe infatti far scoprire lo scioglimento di parti di ghiaccio, qualche piccola formazione di acqua che si manifesta solo in quel momento della giornata. Il lavoro scientifico prodotto dal team italiano conferma ancora una volta le grandi capacità a livello nazionale di elaborare e analizzare le osservazioni ottiche da remoto delle superfici planetarie, in questo caso la superficie marziana, ha commentato Raffaele Mugnuolo, responsabile dell'Agenzia Spaziale Italiana per la partecipazione scientifica alla missione ExoMars. L'Italia è il maggiore contributore del programma ExoMars, sfiorando il 40% dell'investimento totale, con un ritorno importante per l'industria italiana e per la comunità scientifica nazionale.